Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Nel mese di dicembre la Guardia Costiera ha lanciato l'operazione Senza Traccia. Obiettivo: assicurare che sulle tavole degli italiani arrivi pesce controllato e sicuro. Controlliamo che l'attrezzo da pesca, in questo caso la rete, sia regolare e che la risorsa pescata sia quella consentita, che non vi sia quindi pesce sotto misura, che non vi siano quindi specie di cui ne è vietata la cattura. Non solo pescherecci, i controlli avvengono anche nei mercati, nella grande distribuzione e nei ristoranti. Queste sono senza tracciabilità, questi prodotti. Non riusciamo a risalire alla filiera ittica in quanto non c'è alcuna targhetta. Vanno indicati tutti i nomi dei prodotti ittici che ci sono. Qua addirittura non è neanche indicato decongelato. Anche qui abbiamo dei gamberi, ok, questi sono dei gamberi decongelati. Quando scade questo prodotto? Ce l'ha la scatola per poter capire? Alla fine l'operazione ha permesso di sequestrare 60 tonnellate di pesce non regolare. I controlli sono stati 4.481. È fondamentale che il consumatore, prima dell'acquisto del prodotto ittico, si accerti della provenienza, della zona dove è stato pescato, lo stato, ovvero se è un decongelato, un allevato o un pescato in mare. Le date di scadenza dei prodotti decongelati devono essere disponibili al consumatore, quindi queste sono le informazioni che deve prestare attenzione.